start. 2, 1, boost ignition and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Valkyrie Elysium, un gioco uscito da pochissimo, il prezzo è 59,99 su Steam, ed è quello che è il seguito di Valkyrie Profile, un gioco di una quindicina d'anni fa. Come prima cosa ringrazio la Square Enix che per l'ennesima volta mi ha dato la fiducia nel darmi questo titolo e consentirmi di portarlo in video. Il gioco, diciamo che ero interessato a questo titolo, ma non avevo mai giocato titoli precedenti, non sapevo che cosa aspettarmi. L'ho provato e diciamo che non è male, non è assolutamente male. Di che cosa parliamo? Parliamo della mitologia norrena, in pratica si parla di Odino, gli dei, insomma c'è tutta una vicenda all'inizio dove Odino viene sconfitto, deve utilizzare l'ultimo potere che ha e riesce a evocare questa Valchiria che deve contrastare l'arrivo del Ragnarok. Questo molto in sintesi, poi c'è il video di introduzione iniziale che è molto bello. La prima cosa che ci tengo a specificare è che il gioco non è un open world, graficamente è molto carino, infatti adesso vedete dove sono, dove devo andare, la grafica è un po' cel shader, se mi passate il termine, e abbiamo diversi tipi di attacco, si va da questo col tasto destro del mouse o col tasto sinistro. Il gioco ovviamente è giocabilissimo anche con il pad, sarebbe anche indicato, ma io di solito do sempre fiducia, adesso sono finito giù. Ho sempre giocato col pad, quello che andava giocato col pad, ma questo detto gli do una chance ed è giocabile, non sono eccessivi i tasti, per quanto ci ho messo un attimo a capire che il tasto P ha per il menu. Ci si muove con C e V per il menu in alto e con Z e X per il menu in basso. Al momento abbiamo due armi, le armi andranno ad aumentare, ne potremo equipaggiare fino a due. Avremo rune, materiali, le pergamene. Andando avanti invece avremo equipaggiamento, e sono principalmente le skill principali e i poteri che si attivano col tasto centrale del mouse. Mentre andiamo avanti, questa è la nostra scheda che ci mostra l'attacco fisico e l'attacco magico e la possibilità, cliccando, di andare a potenziare i tre alberi di abilità abbastanza ampi riguardo ad attacco, difesa e supporto. Andando avanti, non ho ancora sbloccato l'Angel, abbiamo la raccolta con tutto quello che abbiamo scoperto riguardo a nemici, i fiori cavi che si trovano nella mappa e così via. Andremo avanti e fondamentalmente combatteremo continuamente contro i nemici per andare avanti con la storia. È un gioco che ha un sistema di combattimento che dà anche una buona soddisfazione. Vedete, i tasti sono questi. Non c'è il mouse, nel senso che i tasti sono questi. Non vi muovete col mouse, ma interagite come tutti i giochi di origine nipponica o comunque orientale. Ci si muove con WPSD. Intanto andiamo avanti e vi faccio vedere un pochino anche come funziona il combattimento. Il combattimento che ha varie skill, varie combo, scusatemi, e avete questa possibilità con il tasto E di attivare questa sorta di teletrasporto. Tenendo premuto invece il tasto, adesso qua c'è un non morto, vedete, posso attivare il mio potere e al centro vedete la sua, vedete che c'è il simbolino del fulmine, perché praticamente è sensibile, debole al danno da fulmine. Con il tasto Shift abbiamo questo scorrimento, con spazio c'è il salto. Mentre adesso col tasto adesso non funziona, ve lo farò vedere dopo. Con R c'è la parata, non ho ancora la possibilità, perché voi potete evocare degli aiutanti che praticamente vi aiutano nel corso dell'avventura. Adesso andiamo a rivedere subito, così vi faccio vedere i controlli. Allora vediamo un attimo, con transizione è quello con il tasto destro. La catena di anime è una sorta di abilità.
La schivata, come vi dicevo, con quello. Abbiamo almeno scelta rapida. Concentrazione spirituale con la C. Con la T, scusate. Perfetto. Allora, intanto esco, mi fa il salvataggio. Intanto saltiamo e andiamo avanti. Abbiamo trovato un fiore cavo. Quindi siamo ancora in pieno tutorial, anche se siamo nella seconda missione. Le cutscene sono molto belle ed è in italiano il gioco, come avete visto. Sì, in pratica si parla della morte di tutti gli dèi, insomma, e cose varie. Come dicevo, è importante sapere che non è un open world. Graficamente e stilisticamente mi ricorda un pochino anche Tales of Arise, per quanto anche quello non fosse un open world. Quindi se cercate qualcosa più alla Dragon's Dogma, questo sicuramente non fa per voi. Adesso, potrei usare l'abilità. Vedete che con 1 e 2 posso passare da un'arma all'altra e ogni arma ha una peculiarità, un tipo di danno che va a fare, che sia fuoco, ghiaccio e così via. Allora, intanto andiamo avanti. Volevo... Eh sì, perché vedete che questo è il potere che ci teletrasporta direttamente dal nemico. Vedete, se io adesso ne seleziono uno, mi farà teletrasportare direttamente da lui. Allora, no, c'è il problema che onestamente io vorrei evocare i miei amici. Con M c'è la mappa, cosa che non avete totalmente all'inizio, quindi è un po'... È un po' un problema riuscire a capirlo subito che non ce l'avete. Adesso volevo solo vedere una cosa, perché c'è l'ultima cosa che vorrei farvi vedere, ma non mi ricordo, mannaggia, il tasto, che sono le evocazioni, ma credo che dovrò sbloccarle, credo. Quindi intanto andiamo a combattere, vedete col tasto E mi butto su di loro. E poi ci sono una serie di combo, tipo ad esempio 4 attacchi, 3... 4 e il quinto con questo che mi fa la super mossa e così via, si vanno a sbloccare nuove cose. Andiamo a prendere ad ogni uccisione delle gemme e del materiale che poi ci servirà per potenziarci. Adesso che siamo andati giù, vedete, possiamo premere questo tasto qui con la E, scusate, arrivate al punto in cui siete scesi. Io onestamente non mi ricordo se dove ero prima, ma non credo. Perché infatti dobbiamo arrivare al castello. Le abilità che attivate con questo tasto, vedete la V, ci consuma. Vedete, sono indeboliti perché gli ho fatto un danno da fulmine e loro sono sensibili, deboli al fulmine. Ok, intanto ce l'ho fatta, vedete, poi è pieno senza fine di cutscene. Abbiamo trovato qualcosa qui. Perché in pratica nel tutorial mi faceva utilizzare uno o due aiuti. Praticamente evocavo dei personaggi che facevano, ognuno uno mi pare facesse danno da fuoco e uno danno da fulmine, una cosa del genere. Intanto andiamo avanti, qua c'è un altro fiore. Poi ci sono questi appunti del commerciante arrabbiato per le tasse, l'arrivo del Ragnarok, qua c'è un altro di questi. Va bene. Andiamo avanti. Poi ci sono le creature anche che attaccano dall'alto, quindi noi saltando, vedete, rimaniamo a mezz'aria e possiamo fare il nostro danno, soprattutto contro le arpie o quei mostri che... Ok, intanto si è aperto questo forziere che all'interno sta celando quella... Ok, ripristina buona parte della barra della salute. Premere P, possono essere equipaggiati dal menu. Sì, perfetto. Premiamo P, X e Z. Sì, P, X e Z. Prima ci eravamo mossi. Ok, vedete che abbiamo l'elisir medico. Tieni premuto per usare, ma non mi interessa in realtà... Equipaggiamento, le arti divine, in tal momento, eccoli qua. Sì, me l'ha messo sul 3, perfetto, perfetto. Ok, non possiamo ancora evocare nessuno. Vabbè, sì, me l'avrà messo solo per il tutorial. Speravo di farvi vedere anche le evocazioni, ma mi sa di no.
Poi ovviamente non è sicuramente un gioco per tutti, quindi se amate la natura combat, e devo dire che io non sono un amante dei combat, nei giochi dove si combatte soltanto, ma lo trovo piuttosto interessante. Bisogna anche coordinarsi abbastanza bene con la parata, insomma. Adesso voglio fare... non mi ricordo più le combo, quindi... userò la mia abilità? No, ok. Vedete che man mano carichiamo quella barra, la barra sotto invece, che al momento vedete vuota, si riempirà di blu. E quella barra lì sarà importantissima perché ci consentirà, quando piena o quasi piena, di evocare appunto dei personaggi che combattono al nostro fianco. E come vi dicevo, ogni combattente ha un proprio elemento preponderante che farà, contribuirà a fare danno ai nemici. E stessa cosa quando avremo evocato un personaggio, questo personaggio infonderà il suo elemento anche alle nostre armi, quindi faremo danni all'unisono. Abbiamo sbloccato la pergamena dell'arte divina e una lancia infuocata. Ok, nella bacheca di equipaggiamento puoi impostare massimo di 4 arti divine. Ok, andiamo avanti. Ti è venuto? Sì. Ok, ne ho sbloccata un'altra. Finora sappiate che ne ho avuta solo una, che è stata questa dei fulmini. Adesso quindi avremo modo di provarne un'altra. Vado a vedere se non me l'ha già equipaggiata. Continuo a sbagliare il tasto. Allora, vediamo un attimo, lancia infuocata, ok, me l'ha già equipaggiato, quindi premendo il tasto D lancerò quella, la proveremo dopo. Potenziamento delle armi invece è un potenziamento con i frammenti di memoria, possiamo farle salire di livello, aumentare il potere o sbloccare nuove mosse, perfetto, quindi nuove combo. Ok, qua possiamo fare, è un falò, potenziamento dell'arma, allora vedete che sono... ci costano delle cose. In questo caso posso fare l'aggiornamento solo dell'Alford piuttosto che lo Svaltagli. Quindi tengo premuto la potenza, passa al doppio di attacco fisico e il doppio di attacco magico. Livello aumentato. Ho imparato una mossa. Ok, me la spiega. Salto, input direzionale e la spadata. Perfetto, confermo. Salto, direzione e spadata col tasto sinistro, quindi me lo fa fare subito, salto, direzione, no, allora, V durante un salto, ok, ah ok, interessante, perché li butto in aria, allora, salto, di là, di su, salto, boom! Mi sta facendo fare delle prove. Poi ovviamente è molto importante concatenare, vedete la serie di colpi, io sono arrivato fino a 150 quando siete di fronte a certi nemici, per aumentare il vostro danno, insomma, e fare questi moltiplicatori che piacciono tanto alle software house orientali. Allora, intanto andiamo avanti, sono ansioso di vedere le... ok, abbiamo le abilità. Ok, sono ansioso di vedere questo potere. Però intanto mi sta dicendo di andare a prendermi un'abilità in Valchiria, quindi andiamo a vedere. Ma non abbiamo punti da spendere. Attacco fisico più 10. Il supporto mi dà... ah, premi durante un salto per eseguire un doppio salto. Questo è importante. Ti è venuto per imparare? Posso imparare quello che voglio? Sì. Imparo il doppio salto. Perfetto. E poi sbloccherò... aumenta il valore massimo. Ok, quindi doppio salto. Sì. Fantastico. E prima non potevamo. Adesso voglio provare questo. Vediamo se sono sensibili al fuoco questi. No, sempre al fulmine. Poi forse con il pad è forse un po' più agevole, un po' più divertente... il problema è che, vedete la mappa com'è, il problema è che il guardarmi intorno a me piace farlo con il mouse. Adesso voglio provare, no. Eccolo lì, quello protegge un... ok, via. Ulla, gli ha fatto un sacco di danno. Due colpi così. E apriamo. E prendiamo altre risorse. Un elisir delle arti. Perfetto. Un altro fiore.
Da leone tagliatore di teste. Ah, praticamente accumulano, assimilano dei ricordi, credo. Uno, due, tre. Voglio provare l'attacco, quindi... Allora, salto, direzione su. Ok, me l'ha fatto. E inizio a concatenare i colpi, ma poi muoiono subito, quindi... vediamo un attimo se la direzione è giusta. No, devo andare di qua. Sì, giusto. Ah, mi ha messo tutto nell'abilità. Quello che invece è l'aspetto estetico del personaggio, quello in teoria non dovrebbe cambiare. Quindi non avete armature e cose varie. Infatti per questo è un gioco fatto bene. Di una serie che comunque tanti magari si sono persi. Quella di Valkyria Profile. Intanto ne prestiamo ancora, andiamo avanti. Per il momento vi dico che non l'ho trovato molto difficile. Alcune anime di nemici continueranno a vagare nell'aria anche dopo che li avrai sconfitti. Le anime possono essere divorate da altri nemici, così facendo si potenziano. È meglio attaccare e purificare le anime prima che accada. Ma è bello che comunque aggiunga meccaniche andando avanti. E questo è sensibile al fuoco, quindi UD. Sono molto importanti questi da attaccare quando sono in aria. Cerchiamo di fare una... Si dà una certa soddisfazione il combattimento, devo dire. Per quanto il combattimento migliore che io abbia visto finora a livello di soddisfazione era sicuramente quello di Shadow of War. Queste devo purificarle, sì. Ok. Prendiamo le nostre risorse. Ok, pergamena cura 1, ma ne avevo già una di pergamena. Parla con gli spiriti di un luogo per sbloccare missioni secondarie. Ci sono missioni secondarie che si possono evitare, però si possono anche andare a prendere. Vengono aggiunte nell'elenco delle missioni laterali. Riesci a vedermi? Sono qui per purificare la tua anima. Non so cosa significa, possiamo aspettare. Sto cercando l'anello di mia madre. Vicino alla chiesa, va bene. Boh, vediamo cosa si può fare. Ok, viene aggiunta la missione secondaria in basso. Come stile di combattimento, come ho detto, mi ricorda anche un Nier Automata, se vogliamo. Per quanto il comparto musicale di Nier Automata è una spanna sopra. Cristallo verde, perfetto. E niente, c'era sto tasto control, mi pare, che mi apriva un altro menu e io potevo andare a scegliere quale personaggio evocare vicino a me. Però era una cosa del tutorial, quindi io ho scelto di non partire dall'inizio, perché c'erano veramente tante spiegazioni a livello di tutorial. Guarda, il gioco mi sta facendo... Ah, ho sbloccato anche la terza abilità, che è la S, che non so cosa sia. No, non me la fa fare, però. La cura era, probabilmente. Questi sono molto utili. Ok, sto facendo involontariamente l'attacco, quello di prima. Ok. Non mi attacca perché non ho abbastanza potere per farlo. Vieni qua. Ok. No, mi si devono riempire i quadratini sotto la vita prima di fare quello. Comunque, altra cura. Dobbiamo andare di là a quelli lì. Sono una rottura. Devo salire. Devo salire di là. Un colpo solo. Mannaggia. Su
Sì, sono dei peoni messi lì per morire. Però non è male neanche questo comparto sonoro, eh. Le armi possono essere potenziate con frammenti di memoria, sì. Però acquisire abilità, puoi acquisire abilità al menu della Valchiria, ok. Ciascuna abilità ha un costo... Sì, certo, sono d'accordo. Quindi ha un altro save, potenziamento arma. Possiamo potenziare anche l'altra. Sì, è stato tutto studiato in modo da farcele potenziare entrambe. E arriva a fare il doppio danno anche lei. Mossa imparata. E con l'altra, però... input direzionale, ok, non voglio provarla. Proviamo a cambiare l'arma però adesso, perché sicuramente questo è un consiglio e ci dice 2, cambiamo arma. Questa è l'arma che ho preso alla fine del tutorial, dovrebbe fare un danno consono a quel drago lì. Debolezze, vedete, i nemici più grandi hanno punti debili specifici, distruggi i punti debili così rimarranno storditi per un lungo periodo di tempo. Io credo che facendo così non gli farò granché. Ah no, è sensibile al ghiaccio lui. Quindi dovrei fare... non ho incantesimi di ghiaccio io purtroppo. Però posso usare l'abilità. Quindi salto, direzione. Tutto qui? Tutto qui? Continuiamo ad andare avanti. Sì, vabbè, ci aiutano, non è punitivo assolutamente come gioco. Per quanto le ambientazioni ricordino un pochino magari quelle di un Souls più colorato. Ho fatto la cura accidentalmente, ho attivato quell'abilità lì, ma va bene. A lui volevo fare il fuoco. Perché poi tra l'altro io adesso non l'ho fatto, ma è possibile targettare i nemici e quindi rimanere focalizzati su di loro. E facendo così invece andiamo direttamente da loro, premendo il tasto E, tasto apposito, che è utile perché potete fare cose di questo tipo. A parte adesso le sto prendendo sonoramente, ma... Ok. Oh cacchio, sto morendo, quindi provo S, mi curo. Lui è sensibile al fuoco, quindi tecnicamente, beh, se anche il suo socio è sensibile al fuoco, facciamo così. Indebolito, ok, ed è morto subito. Bene, 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 bene. No, ho capito, ma non andiamo a cercarlo. Cioè, ovviamente, questo è uno di quei giochi che gli appassionati di open world e di giochi del genere saranno sicuramente poco inclini a provare. Magari domandandosi perché dovrei giocare a un gioco così, per la storia, per il gusto del combattimento. La risposta breve, ecco. Sono tutti sensibili al fuoco questi. Io ho quasi caricato al massimo, adesso finisco questo. Dovrei ricordarmi la... Ok. Questo è andato. Quello è un fulmine invece, quindi non funzionerebbe in modo così efficace. Credo sia solo quegli umani lì il danno elementare, infatti lo ha spianato praticamente subito. Perfetto, si va avanti.
Ho un altro save. Però l'ambientazione è molto carina, eh? Mappa. Save qui. Vediamo se abbiamo altri potenziamenti che possiamo fare. Ritorna al Valhalla. Perché c'è una torre iniziale dove vengono sbloccate le varie porte e sono le varie ambientazioni che possiamo raggiungere. Non possiamo fare niente. Va bene. Mi piaceva di più forse l'altra arma, però va bene, dai, andiamo avanti ancora 100 metri. Siamo in questa cattedrale. Sensibili tutti al fuoco qui. Ormai ho identificato questo tipo di nemico come sensibile al fuoco, infatti vedete che muore subito. Mentre con l'altro bisogna... Sì, poi vedete che questa è una super mossa perché ho completato la combo e gli ha dato almeno 1, 2, 3, 4 e 5. A livello scenico è 1, 2. No, ho sbagliato. Continua a sbagliare. Forse lo sferrare colpi col pad è un po' più comodo, però io non mi trovo assolutamente male, non mi dà fastidio. Per quanto un Souls invece, un Dark Souls o un Elden Ring con il mouse e tastiera è assolutamente improponibile, questo devo dire che è gradevole anche con mouse e tastiera. Per quanto sia scomoda la navigazione dei menu, unica cosa, con la C, la V, la X e la Z. Perfetto. Non finiscono mai. Poi ovvio, se odiate il combattimento non è il gioco per voi, o combattere in generale. Se non cercate comunque un gioco di ruolo classico, ma qualcosa di più, mi seguo storia, combatto, mi sfogo un po', questo è un buon titolo. Dovendo dire, ecco, ma è un capolavoro? No, questo no. È un gioco per gli appassionati della serie vecchia, di cui io non conoscevo, potrebbe essere un bel gioco. Gli appassionati di questo genere di titolo, di combattimento, così, potrebbe essere un gioco da 7,5, ecco. 7,5, insomma. Cioè, non è il titolo da giocare assolutamente qualsiasi cosa succeda, come possono essere altri titoli. Poi ovviamente si vede che ad esempio, che non c'entra nulla, ma un Tales of Arise si vede che ha dietro comunque un budget maggiore. Ecco, la differenza è questa. Qua mi sa tanto di scontro mortale. Va bene, dai. Peccato che non posso evocare... Mannaggia me. Sto cercando di capire se c'è un modo di evocare... i miei amici soliti, ma no. Ma rompi le catene. No, non... E qua ovviamente bisogna andare e rompere le catene. Ovviamente qua compariranno altri nemici. Bisogna fare il giro lungo, perché sarà un bel giro qua. Presumibilmente no, però ho scoperto un'area involontariamente con dei materiali. Aumenta temporaneamente il danno fisico. Interessante. Però rompere le catene non so dove. Facciamo il giro di là. Perché non c'è una vera e propria corsa. Qua c'è un altro fiore. Che poi si configurano come classici collezionabili. Allora. Oh. Scusi, perdoni. Beh, se muoio con due colpi posso anche lasciarti in pace. Aia. Va bene. Aia. Vedete che poi me lo punta.
Aia. Ah, devo. Sì, devo eliminare queste anime qui. Perché questa è una bella meccanica. Che vanno a unirsi i nemici e li potenziano. Quindi bisogna eliminare proprio definitivamente i nemici. Cavoli, sono tanti qua, eh. Poi non è propriamente un Musou, perché quelli ci sono, almeno credo, perché non ne ho mai giocati di Musou, ma dovrebbero essere comunque schiere. No, 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 ne ho giocato Dynasty Warriors anni fa, però non è questo il caso. Qua si combatte un pochino più spensierati, insomma, contro molti meno nemici. Tac. Sì, non volevo colpire lui, ma volevo colpire l'altro. Comunque vabbè, adesso è andato giù. Bisogna rompere le catene. Ghiaccio. Ce ne sono tantissimi lì. Posso andare di qua? No, sì. Posso finire di qui? Sì. Bisogna andare a rompere queste catene. Eccole lì. Sì, ovviamente voi me lo impedirete. I poveri illusi. Vedete che mi sto anche un po'... Cavoli, altri ancora? Sì, col pad questo gioco potrebbe andare bene. Se avete... lo giocate sulla televisione, state belli, comodi. E vi scaricate un po' della tensione accumulata durante il giorno picchiando. Semplicemente picchiando. Ok, dai, demolisci. Perfetto. Ok, bisogna eliminare anche l'altra catena adesso. Tengo premuto per saltare, perché ormai ho capito cosa devo fare. Di qua? Eh sì, bisogna andare di qua. Perché poi tante volte non è che potete scappare dai nemici. La presenza di nemici un po' alla Zelda vi preclude l'accesso attraverso delle porte chiuse. E quindi bisogna ucciderli. Se l'idea è quella già di correre e di schivare i nemici, non fa per voi. Sicuramente il prezzo non è poco, perché non costa poco. 59 euro, 69 euro non è un prezzo bassissimo, ma ormai chi infatti vedete che la porta si è aperta. Ma dicevo, infatti, chi vuole sa come trovarli scontati i giochi, aspettando i numerosi sconti che ci sono spessissimo su Steam, usando i siti di chiavi. Secondo me no. Però ho fatto partire già da qui. Perché? Perché dovrei passare da qua, forse. No, mi ha fatto ripartire dall'inizio, ma... Ah, forse... No, di qua ci siamo venuti prima. No, non ci sono venuto prima, però ho trovato un forziere con nemici. Ho premuto la Ema l'ha presa come... Aia! Sì, sto combattendo alla cactus, nel senso che non sto lì attento alle combo. Fireball! Apriamo quello, però. Ormai, involontariamente, ho trovato tutti i forzieri. Cristallo viola, gemma viola. Ok, tutta roba utile a un potenziamento delle armi. Quindi, non è neanche tecnicamente... difficilissimo capire come trattarlo il gioco. Scusate, ma devo andare di là, ma se io entro di qua e vado di là, eh sì, qua sicuro questi vanno tirati giù, quindi salto. Vedete, questo è molto divertente, il fatto di poter saltare. Minchia, quanti sono? Vabbè, intanto loro, boom e boom. Perché gli umani sono sensibili alla luce. Alla luce.
al fuoco. Cos'è questa? Ah, un forziere, ok. Visto da lontano sembra una lapide. Ok. Non ho concatenato molti colpi qua. Si può aprire, saranno altre cose. E quindi diciamo che non ha sto gran looting il gioco, perché alla fine si trovano essenzialmente risorse che vengono usate poi per la, per il potenziamento. Intanto uno e basta, perché non ho abbastanza tondini. Ok, mamma mia, una delle anime stava per andare a potenziare l'ultimo rimasto. No, non posso picchiare ancora la catena perché devo finire con tre di questi. Il video andrà un pochino per le lunghe. E un'altra cosa che voglio dirvi, ve la dirò tra pochissimo. Bene. Allora, abbiamo sbloccato anche questa, che arriva direttamente alla porta. Adesso posso saltarla. La porta è stata aperta. Quindi la catena è stata eliminata, la porta è aperta e si va avanti. Ora, io sono convinto, dato che questo gioco è stata una splendida opportunità, e mi fa molto piacere che mi abbia preso, diciamo, in simpatia Square Enix, ma non è sicuramente un gioco che si configura con quello che ha da offrire Indie Gameplay Ita, perché non c'entra nulla col mondo indie, anche se è un titolo abbastanza di nicchia, passato un po' in sordina rispetto a tutte le altre uscite. Però voglio dire che se qualcuno di voi è arrivato fin qua, mi metta un hashtag nei commenti come sono arrivato fino alla fine, tanto per far capire, perché so che la maggior parte di voi questo video non lo avrà visto oltre i primi 30 secondi, ma lo capisco perché non è un classico gioco per tutti, non è un classico gioco che normalmente si vede su Indie Gameplay Ita. Quindi sto solo facendo dell'ironia senza un motivo preciso. Intanto siamo arrivati alla fine. L'ambientazione mi piace molto. Per quanto ogni tanto penso all'ambientazione un po' norrena e credo che non ci azzecchi molto con come è rappresentato Odino, ma è interessante anche per quello, perché adesso non ve l'ho fatto vedere, ma è una delle prime cose che vedrete in gioco, all'inizio gioco. E direte, penserete sicuramente anche voi, curiosa questa interpretazione, diciamo, un po' non saprei neanche come definirla. Sembrerebbero quasi Odino uno dei personaggi di Final Fantasy XV. Tanto ho ricaricato tutto e siamo arrivati alla fine. E si va giù. Orlo della tomba, che non so cosa sia onestamente, ma dovrebbe essere un'altra abilità. E qua si salva. E di là, secondo me, potrebbe anche arrivare un mega sconto. Vediamo se abbiamo un altro potenziamento o no, perché ci mancano le gemme azzurre. Io salvo la partita. Che tra l'altro non avevo salvato, avevo un salvataggio provvisorio. Comunque ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate di quanto visto finora del gioco, insomma, fatemi sapere qua sotto nei commenti. Alla prossima e ciao ciao!